Ciao ragazze, con voi oggi vorrei condividere il mio utilizzo del Clarisonic. Lo condivido anche se ce ne stanno veramente di migliaia di recensioni e di video al riguardo. Voglio condividerlo perché in tutte le recensioni non ho mai sentito parlare del fatto, forse soltanto Clio l'ha menzionato in mezzo secondo di uno dei suoi video, non è stato mai menzionato il fatto che la spatolina possa, o meglio la spazzolina, possa dividersi in due parti. Allora, io ho acquistato Clarisonic tempo fa, circa nel dicembre, novembre dell'anno scorso, e l'ho comprato su Amazon UK, ho trovato una buona offerta, un buon costo, insomma, ho speso 75 euro circa, incluso di spedizioni. Ho dovuto attendere tanto affinché il prodotto arrivasse. Però per fortuna, insomma, non è stata una fregatura. Infatti, a un certo punto ho persino pensato di essere stata fregata, come si suol dire. Ma andiamo avanti. Il prodotto è arrivato correlato da una testina, quindi da una spatolina, una spazzolina, che ho cambiato quasi immediatamente perché era troppo aggressiva. E infatti, poi andando da Sephora qui a Lecce, ho acquistato la spazzola Normal Skin per pelli normali, che cambia poco, però probabilmente quella non era per pelli grasse, non lo so, avvertivo una grossa abrasione sul viso tutte le volte che utilizzavo il Clarisonic. Quindi ho preso questa spatolina, quindi la spatolina sappiamo che si presenta in questa maniera, no? Così. Nonostante il cambio di spazzolina, il problema dell'aggressività del prodotto, dell'utilizzo, lo avvertivo tanto, cioè mi desquamava, cioè seccava troppo, 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 veramente troppo la pelle. Morale della storia, guardando questo video di Clio, ho potuto captare in un mezzo secondo, cioè veramente in pochissimo, le ho detto: no, comunque la spazzolina si suddivide, che la spazzolina si suddivide, e infatti sì, si suddivide. E adesso è un'altra storia, cioè praticamente il marchingegno del Clarisonic, questo, fa muovere soltanto la parte centrale della spazzolina. La parte esterna, cioè questa corona qui di setole, rimane ferma e questa è veramente fortemente abrasiva. Pertanto ho tentato di utilizzarlo in questa maniera, cioè soltanto con la spazzolina piccolina, spazzola piccolina. E nulla, mi trovo molto ma molto meglio, soprattutto perché può essere collocata qui ai bordi del naso, giù al mento, fronte, cioè si può fare sicuramente un utilizzo più mirato, ed essendo l'unico problema che mi riguarda quello dei punti neri, in questa maniera sicuramente funge meglio rispetto a quest'altra maniera, che ripeto, io avevo soltanto fastidi, proprio, cioè mi irritava la pelle. Pertanto io utilizzo il Clarisonic in questa maniera, cioè con la spazzola piccola lo utilizzo una volta al giorno, la sera prima di andare a letto, perché ritengo che sia sufficiente una volta al giorno per la mia pelle. Poi non vivo in città, quindi lo smog non è presente nel mio villaggio, pertanto basta così, basta una volta, insomma. Come l'ho trovato? Allora, io non ho particolari problemi né di acne né di brufoli né di pelle grassa. La mia pelle è sempre tendenzialmente stata normale, con un po' di diciamo di pelle grassa sul naso e sul mento, zona T no, naso e mento. Quindi voglio dire, ho una pelle nella norma. L'ho acquistato più che altro perché avevo necessità di una spazzolina, ma se avessi saputo che questa o qualcos'altro, insomma, fossero state la stessa cosa per la mia pelle, avrei magari acquistato un'altra spazzolina. Però mi trovo abbastanza bene, nel senso che fa il suo lavoro. Certamente i punti neri vanno spremuti, come benissimo sappiamo tutte quante, è un problema, e quindi vanno trattati in varie maniere, con i vapori per dilatare i pori e poi con la rimozione. E purtroppo sono routine che bisogna affrontare.
Per quanto riguarda il detergente, io ho utilizzato all'inizio il detergente che era presente nella scatolina, che credo di avere qui, ma devo cercare. Sì, vabbè, andava piuttosto bene. Poi ad un certo punto ho capito che non c'è necessità, almeno per la mia pelle, di particolari detergenti. Infatti, poi io utilizzo l'Intimate della Sien, che utilizzo per veramente tutto, cioè se devo partire, non, dietro non mi porto lo shampoo, il bagnoschiuma, il detergente intimo, no, porto il detergente della Sien. Cioè io non lo so, mi scoccia fare la pubblicità ai tedeschi perché è un prodotto tedesco, no, credo sì, è in tedesco. Però purtroppo, cioè, io devo dire, la formulazione di questo detergente intimo, che chiamano detergente intimo, io lo trovo bene sia per i capelli, ovviamente non per le lunghezze, ma per la cute, per il viso, ripeto, io metto una zic di questo sulla spazzolina bagnata e lo passo sul viso. Non mi dà problemi di secchezza alla pelle, non mi dà problemi di untuosità, non mi dà, cioè, ripeto, sono ormai 6 mesi che lo utilizzo in questa maniera, quindi veramente. Ma al di là di questo, il Sien io lo utilizzo da un po' di anni, da quando è stato recensito da Carlita, proprio per il costo irrisorio provai e ragazzi, cioè io mi trovo veramente bene, ma veramente anche come detergente intimo, credo che non ce ne siano degli altri migliori in commercio per la sua formulazione. Poi magari arriverà il giorno in cui mi ricrederò, per carità, ma ad oggi sono circa un paio d'anni che lo utilizzo anche per shampoo, ripeto, bagnoschiuma, bagno doccia più che altro da mettere sulla spugna e anche col Clarisonic. Cioè io, ripeto, ho una scorta, mi scoccia far pubblicità ai marchi tedeschi, lo ripeto, avrei preferito fosse italiano. Vorrei trovare qualcosa magari di specifico per il viso, però ripeto, non avendo grandi necessità, almeno ad ora, mi va bene così. Non ho mai sofferto di acne, non ho mai sofferto di brufoli, tranne nei periodi del mese, storici, diciamo, per il resto non. E nulla, quindi volevo condividere con voi questo mio modo di utilizzare il Clarisonic, perché in molte recensioni non viene menzionato questo metodo, cioè quello di dividere le spazzole. Io, ripeto, mi trovo molto ma molto bene in questa maniera. Quindi, se vi fa piacere condividere il mio video, la mia esperienza, sicuramente è molto più mirata come azione. Ah, un'altra cosa, essendo un Clarisonic Mia 2, ha la doppia velocità. Si dice che non bisogna poggiarlo sugli occhi. Certo, io non lo poggio sugli occhi, però per diciamo ossigenare la parte sottostante l'occhio, quindi le cosiddette occhiaie, io a velocità bassa lo poggio qui sopra. Non le guardate per favore, fa questo messaggio rigenerante e diventi un'altra persona. No, non è vero, comunque vi dà una freschezza, ovviamente non schiacciando, ma semplicemente poggiandolo perché vibra abbastanza bene, quindi non ha bisogno di essere schiacciato. Comunque, io e il mio Clarisonic con la testina staccata, vi salutiamo. Ciao ciao.